Nel 1985 eravamo così, oggi siamo così. Più buoni. Ciao Manu, come stai? Bene, te come stai? Molto bene, come lo prendi il caffè? Dolce amaro, o amaro? Amaro, amaro. Ma per la linea no? No, no, mi piace l'amaro. Senti, mi piace il caffè è buono. Anche a me molto. Al naturale. Senti, partiamo proprio da quella foto lì. Che ricordi hai di quella sigla Sugar Sugar? Ci sono tanti ricordi, in particolare parlavamo prima il trucco, il mio trucco, non il tuo. Era più truccato di me, questo è abbastanza risaputo. Sì, è il primo giorno che mi ha visto Franco Miseri entrare nello studio della Dea e mi ha guardato e mi ha fatto, ma sei sicuro? Ho fatto sì, entro. Senti, e lì è cominciato. Come ci sei arrivato a Sugar Sugar? Cioè a quel fantastico, perché tu avevi già lavorato con Franco. Franco Miseria è venuto a New York, ha fatto un'audizione, ha portato, penso eravamo 10, io ero in America dal Venezuela studiando, ho fatto l'audizione, ma ci ha portato tutti come americani a Roma per fare Fantastico 5 con la Parisi, fare Cruel Lou. E lì è cominciata la storia, da un giorno all'altro. Neanche io lo capisco, di un giorno all'altro ho cominciato ad avere questo successo, anche se io non ero il primo ballerino, era Mario Marozzi. Sì, me lo ricordo molto bene. E ho vissuto per un anno questa vita di il pubblico sa chi sono, ma le persone dietro le quinte non avevano idea. Infatti ho fatto Sanremo da primo ballerino. E c'erano Duran Duran, c'era il Village People, non so se la gente ancora li conosce. Assolutamente sì. Spandau Ballet, Sade. E io mi ricordo che eravamo, non lo sapevo che avevano messo delle ragazzine nel pubblico, nel teatro per le prove. E io sono uscito per fare la prova. Sono uscito sul palco, nel momento in cui sono uscito, c'erano tutti i ballerini, c'erano tutti lì, non è che ero il primo ad uscire. Sono uscito sul palco, appena sono uscito sul palco, tutto il teatro ha cominciato a urlare. Io mi sono girato, ho fatto, che cavolo! E sono tornato indietro. Dietro le quinte mi hanno chiesto chi è entrato. Pensa un po', un Simone Bonn che dice, ma chi è questo qui? Non lo so, gli ho detto. E poi per uscire dal teatro, Lucio Presta era uno dei ballerini, per uscire dal teatro, tutte queste star avevano la limousine che li portava nell'albergo. Io ero uno dei ballerini. C'era Lucio Presta e tutti gli altri ballerini intorno a me che mi proteggevano per farmi passare per le ragazzine. E a un certo punto qualcuno urlava, Manuel! Lucio, mi ricordo, mi spingeva, corri! Allora, ma me lo ricordo molto bene, perché io e te effettivamente potevamo andare poco in giro in quel periodo. Infatti sono uscito la seconda volta, perché mi hanno lasciato da solo, sono uscito nella limousine con Felipe, l'indiano del Village People, perché sono rimasto, Lucio mi ha lasciato da solo in teatro dopo le prove all'Ariston. Quindi hai chiesto aiuto? Ho detto come esco, e Felipe, che non aveva capito perché, mi ha detto se vuoi esci con me. Sono entrato nella limo con lui, stavamo uscendo e c'erano tutte le ragazzine intorno che urlavano Manuel, Manuel. Felipe si è girato, mi ha fatto chi è Manuel? Sono io. No, gli ho detto non lo so. E lì ho cominciato un'amicizia che ancora oggi ci parliamo, siamo in contatto Felipe ed io. Senti, poi ci torniamo su Fantastico, su questo periodo italiano, torniamo un po' indietro nel tempo. Cioè, tu come hai cominciato? Cioè, quando hai cominciato a ballare? Perché tu sei venezuelano, sì, sei di Caracas. Sono nato. Quando hai cominciato? Tu hai cominciato intorno ai 15 anni a ballare? Io volevo cominciare a ballare molto prima dei 15 anni, ma avevo una famiglia che non appoggiava questa scelta. Il maschio ballerino, ero l'unico maschio a casa, avevo tre sorelle, mia mamma, mia nonna, mia zia, e maschio. Non avevano capito niente. E allora a un certo punto mi sono messo in una gara con degli amici che ho conosciuto in televisione all'epoca del Fiebre del sabato, Febbre del sabato sera. Quindi era un talent a tutti gli effetti. Sì, io avevo dei talenti tecnici che non avevo mai studiato. Quindi eri autodidatta, sì, fino a quel punto. E poi mi hanno preso, all'epoca i canali televisivi erano pochi e ognuno aveva la sua compagnia di danza.
che faceva tutti i varietà, era un coreografo per ogni canale. E mi hanno preso e lì la coreografa mi portava tutte le sere a fare lezione di classico con una maestra che si chiama, ancora vive, Nina Novak, russa. Ho cominciato con la scuola russa io. E poi ho fatto molta televisione, ho lavorato con una compagnia di jazz, ho fatto coreografie per musical Joseph and His Amazing Technicolor Dreamcoat, ho fatto la parte di Joseph anche. A 19 anni tu vai a New York. Sì, a studiare. Scelta proprio per studio. Sì, senza un soldo in tasca, col biglietto d'aereo e un posto dove arrivare. Deve essere stato facile. E quella, infatti mia madre mi diceva, ma perché non aspetti un po' di più, che sei più maturo, che hai più soldi? Ho fatto, no, e sono questi gli anni di fare il sacrificio. E adesso che si fa? Quando ho la forza e ho la motivazione di... Infatti quando Franco ha fatto l'audizione, io basicamente non avevo dove vivere quando mi ha preso. Ero quasi per strada. È successo quasi subito. Alla fine, dopo un anno che tu eri a New York. A New York, perché non avevo i documenti per lavorare. Facevo lezione perché pulivo gli studi la sera, la notte, neanche la sera. Questa è una cosa che conosco molto bene. Sì, io pulivo con l'ammonia tutti gli studi, i bagni, tutto quanto, la sera per pagare le lezioni durante il giorno. Perché non parlavo bene l'inglese, per cui non potevo fare altro che pulire. E poi arriva Franco. Faccio l'audizione, mi ha preso, io non ci credevo. Quando mi hanno detto quanto mi pagavano, da stare basicamente per strada. Io c'è stato un punto a New York in cui ho conosciuto questa ragazza che mi ha... vorrei ritrovarla. Lei affittava degli appartamenti, era real estate, faceva real estate. Sì, sì. E lei ha saputo che non avevo dove dormire. E mi ha dato le chiavi di un appartamento vuoto, e voglio dire vuoto, non c'era niente, almeno per avere un posto dentro per dormire per terra. Insomma, è stato un gesto importante, no? Poi in una città immensa come New York. Quindi, e insomma, più o meno poco dopo di questo è che ho conosciuto Franco. Per coltivare il talento bisogna fare grandi sacrifici. Qual è la cosa che hai sacrificato di più, secondo te, in quel periodo? Niente. Lo farei, lo rifarei, mi piacerebbe rifarlo un'altra volta. Non vedo... No, se guardo indietro non vedo qualcosa che avrei voluto trattenere o che avrei voluto... No. Cioè non c'è stato nulla c'è che stato ti nulla. Sia mancato rispetto no. a quello che poi in realtà poi hai ricevuto? No, c'era anche... Adesso lo vedo, c'è anche il piacere di essere giovane, di avere questa... voglia, di avere questa forza, di avere questa motivazione, di sapere cosa vuoi, che di solito adesso per esempio con l'età a volte ci troviamo a un certo punto in cui vorremmo tornare a quel periodo perché vogliamo avere la stessa motivazione, la stessa certezza di quello che vogliamo fare un'altra volta. Io infatti in questo periodo, negli ultimi 3-4 anni, mi sono trovato in questo posto in cui non so cosa fare, sono come un adolescente un'altra volta che non sa in che direzione andare. Però hai tanta voglia di fare, questo è già un grande punto di partenza. Sì, è per quello che sto facendo esperimenti, mi sto muovendo, sono uscito da New York, New York l'ho fatta, è bellissimo, ho imparato tantissimo, New York è stato un posto splendido per me, ho conosciuto tanta gente, era il posto giusto per me, però lo sai come parlavamo prima di avere i capelli lunghi, quando sai di tagliarli, il momento in cui... ci sono i momenti nella vita in cui ti dicono l'hai fatto, devi fare Andiamo un cambiamento avanti. Radicale. E poi dopo mi racconti di questo cambiamento, perché effettivamente mi ha fatto un certo effetto vederti poi senza capelli, a parte che stai benissimo pure col capello corto. Però torniamo a Franco, perché Franco effettivamente è stata la persona che ti ha un po' cambiato la vita, no? Se tu pensi a Franco, che cosa mi dici? Senti, se mi chiedevi questa domanda... 20 anni fa, un po' di più, avrei detto un sacco di stronzate, perché non avevo capito. Anni dopo, adesso a questo punto, guardo Franco è un bambino.
non ha mai smesso di giocare. E il bello, è veramente il bello che non riuscivo ad apprezzare a quell'epoca. Franco non prendeva niente sul serio. E ti ricordi? Come no? Non fa le coreografie pensando farò la coreografia più grande. Gioca, entra nella sala prove e gioca come un bambino. E ancora oggi ha questa qualità. E non si chiude... non si chiude solo alla sua opinione o quello che vuole lui. Lui prende i personaggi, come ha fatto con te, come ha fatto con me. Io non mi sono mai considerato un grande ballerino, ma Franco ha capito la personalità, Franco ha capito il personaggio, per cui ha creato questa coreografia, ha creato una situazione in cui... per quello mi ha lasciato fare il trucco. Un altro coreografo, un altro regista avrebbe fatto... Via, togli via, tutto. No, quello non è quello che abbiamo in testa. Lui ha capito, ha fatto che possiamo fare con questo? Sono assolutamente d'accordo, cioè lui riesce veramente ad amplificare quelli che sono i tuoi doni, no? Quindi infatti dopo di me ci sono stati altri personaggi che se li vedi erano ispirati da quello che avevo fatto io prima. Non dico che copiavano me, però il personaggio in quel periodo è stato talmente forte in televisione, nella società italiana in quel momento. E il mio personaggio, tra l'altro, usciva, e poi l'ho capito, ti ricordi Candy Candy? Come no? Ti ricordi il principe? Sì! Quello era grandissimo a quei giorni. Io non capivo perché le ragazzine erano... Poi ho visto Candy Candy, ho visto... È questo che hanno visto? Sì. Hanno visto me, che ero il personaggio vero di quel cartone animato. Ero diventato un principe di cartone animato. Tu molto giocherellone rispetto al principe di Candy Candy, ma... ero più bello. Senti, spiegami il passaggio, no? Perché io ti ho trovato in Fantastico 6, eri il mio primo ballerino, ma da quel Fantastico 5 al Fantastico 6 credo ci sia stato in qualche modo lo zampino di Pippo. Ma senz'altro. Sì. E tu quando hai visto Pippo, cioè quando ti è stata proposta? Guarda, Fantastico 5 è successo che io un ballerino, avevo un primo piano su Crilù, sulla sigla. Non lo ricordo molto bene. E sembra che questo primo piano ha colpito tantissimo. E mi ricordo che la prima puntata siamo usciti dal teatro e io non ero abituato a questo, mi chiedevano gli autografi, pensavo lo facessero, e lo facevano tutti i ballerini americani, italiani. La seconda puntata la cosa è diventata un po' più pazza, penso è stata la terza o quarta puntata, ho sentito tutte queste mani sui miei vestiti e c'è stato un poliziotto dietro nel teatro che mi ha tirato indietro, mi ha messo dentro il teatro un'altra volta, e da quel giorno ho avuto io bisogno della polizia, che non ci aveva bisogno neanche Maro Marozzi, che era il primo ballerino, per portarmi in macchina e poi portarmi a casa. No, ma me lo ricordo il delirio. E Pippo ha capito questo, sembra che nessuno sapeva il mio nome, e Pippo sembra che riceveva tutte queste fan mail chiedendo chi è il ballerino con i capelli lunghi. E lui dopo un balletto, perché il Fantastico 5 i balletti erano registrati, sì, me lo ricordo. E mi hanno chiesto che dovevo avere il costume del balletto. Perché lui mi avrebbe chiamato. Io pensavo portare qualcosa in scena, portare Eder. No, voleva, mi ha portato, e lui è stato il primo che mi ha presentato, ha capito subito, ha detto, ho avuto, io che all'epoca non parlavo l'italiano. Non è che lo parlo tanto. No, invece sembravo, dai. Ci arrangio. Mi ricordo che mi ha chiamato in scena, io non capivo niente, perché non parlavo italiano, un po' perché parlo spagnolo. E ho sentito, c'è stato questo ragazzo che tutti quanti gli continuano a chiedermi e lui mi ha portato in scena e mi ha introdotto. E quella è stata da lì in poi. C'è stato Fantastico 6, è inutile parlarne, c'è stato il delirio, insomma abbiamo fatto veramente delle bellissime cose. Tu mi hai ricordato un episodio che io non ricordavo, di un viaggio un po' come dire... L'aereo? Sì. Del viaggio d'aereo, sì. Ma io non stavamo andando a Sanremo, io non mi ricordo che cosa dovevamo fare, ritirare un premio. Una dei ricordi tue in scena che mi ricordo molto era come
ti incazzavi con me. Beh, c'era un motivo però. Racconta, se hai il coraggio racconta di te, dire. Cosa ti facevo? Racconta. Che cosa ti facevo? No, no, raccontalo tu, devi avere il coraggio delle tue azioni. Ti scendevo la cerniera del vestito in diretta. Cioè, voi capite che cosa significa, no? Cioè, noi dovevamo fare il balletto in diretta e lui tranquillamente, per sdrammatizzare non il balletto, la situazione... Eravamo dopo la presigla, cioè, dietro lui era lì che si divertiva piano, con i miei vestiti. Tipo, e io facevo... Quindi hai capito perché ero arrabbiata con te, no? Ecco, vabbè. Senti, invece quell'episodio dell'aereo? E stavamo andando a Sanremo, penso io, o Nizza, te mi hai detto che era no, l'aeroporto di Nizza. No, dovevamo andare a Sanremo, ma te eravamo a Nizza. Okay. E quello che sarebbe stato il tuo marito, Silvio, più avanti, che all'epoca infatti, sì, era, che all'epoca nostro era il nostro produttore musicale, come sappiamo tutti, è quello che ha scritto tutte le sigle tue di Eder. Anche di Eder, certo. E anche il mio album. E poi ne parliamo, sì. E c'era questa tormenta fortissima, ma in tutta Italia, perché la partenza di Roma siamo stati, infatti facevano questi annunci come se stiamo per cadere, se riusciamo ad atterrare non sappiamo dove. E a un certo punto tutti noi, due ragazzini presi di mano, della paura che l'aereo stava per atterrare, però la punta era laggiù, e noi, che era così, che salivano... E che ridevano. Che ridevamo, Silvio Testi, e Silvio Testi dietro che dormiva. Ma che ridevano. Vabbè, abbiamo vissuto anche esperienze sì. Di questo tipo. Senti, vabbè, è stato un periodo veramente magnifico. Che poi... È splendido. Che poi è diventato pure un progetto musicale, perché io mi ricordo molto bene il momento in cui poi sei uscito con un disco che fra l'altro, insomma, in quel momento ebbe grande anche successo. Ancora oggi, infatti, guardo e vorrei riffare, perché io faccio anche dei concerti a New York con la musica nuova che ho fatto, e qualche volta mi è venuto in mente di riffare alcune di queste canzoni. Ma sì, Silvio ha fatto un album bellissimo che ha avuto anche un successo abbastanza decente per quegli anni. Quando si parla di Italo disco, esce sempre I Need Love in qualche maniera, capito? Però sì, è stato un bel periodo, è stato un bel periodo essere in studio all'epoca, ti ricordi, per come si registrava con il nastro e dovevano tagliare con le all'epoca forbici. Tutto richiedeva un lavoro, insomma, anche i balletti, no? Se ci pensiamo bene, ogni settimana 8 ore, 9 ore al giorno in sala prove per quei 5-6 minuti. Ma te l'avevi ancora più brutta, perché te dovevi uscire dalla sala prove e andare in studio a registrare le canzoni. Te e Galen. Sì, ma tutti e due. Molto bene. E poi l'unico giorno che avevamo libero, che era la domenica, servizi fotografici dal... Perché era l'unico giorno libero in cui potevamo fare altre perché cose. Perché anche se non era registrato, non avevamo registrato i balletti, c'era lo stesso tempo per fare le camere e le luci per la diretta. Sì. Con noi. Senti, Manuel, poi noi ci siamo persi di vista, nel senso che poi dopo tu sei tornato a New York e per un certo periodo io non ti ho più visto. Che è successo poi in quel lasso di tempo? Perché tu hai fatto tante esperienze esaurimento diverse. Nervoso. Ma non scherzo. No, raccontami. È stato un esaurimento nervoso. Dopo Fantastico c'era questa grande carriera che doveva decollare e andare. E come succede, come sappiamo, può capitare, le cose non sono andate come avremmo voluto noi tutti quanti, Franco, Silvio, perché Franco e Silvio erano i miei produttori in questo periodo. E mi sono dovuto tirare indietro e a un certo punto ho deciso che emotivamente non potevo rimanere qua. Era troppo per me. E ho preso l'aereo, sono tornato a New York e ho ricominciato la mia vita da zero un'altra volta. E tutti questi anni sono stati in questa ricerca di
trovare la mia strada un'altra volta, accanto ho trovato la maniera di fare coreografie, ho fatto Promessi Sposi qui prima di partire, e quello è stato, infatti, quello è stato un inizio per me. Sa, lo spagnolo. Bello, bello. È uscito lo spagnolo. L'ultimo anno che sono stato qua, ho fatto Salvatore Nocita. Come no? E questa è un'altra, per me, un'altra storia molto bella. Salvatore Nocita, non sapevo chi fosse, mi ha fatto andare a Milano perché mi voleva vedere per questo progetto di Promessi Sposi. Io non avevo capito. Infatti quelli del casting hanno detto che lui stava cercando l'angelo della morte, che era Lovatti, mm-hmm. Il personaggio di Lovatti doveva essere l'angelo della morte. E volevano questo ragazzo bellissimo, con i capelli lunghi, biondi, gli occhi azzurri, bianco. E poi mi ha guardato in televisione, non so se è stato con te o cosa è stato, ha detto lui. Non so se è stato un insulto, no, l'angelo della morte. Ha visto l'angelo della morte, mi ha portato, sì, firmatelo. È stata subito l'ultima cosa che hai fatto in Italia. E quando stavo facendo la mia parte di questa serie di Promessi Sposi, il produttore era Daniel Quinn, che stava facendo, come si chiama il personaggio principale di Promessi Sposi? Renzo. E il produttore, lui... Mi hanno messo da una parte e mi hanno detto: senti, se ti avessimo trovato prima avresti fatto te la parte di Renzo. E mi hanno mandato da una maestra che si chiama Francesca De Sappio, che stava iniziando la scuola Duse, Eleonora Duse. E questo ha fatto scattare in te anche la possibilità di fare... Ho cominciato a studiare con lei, ho studiato con Susan Strasberg, che è tutto questo actor studio, Meisner. E questo ha aperto tutte queste porte. Quando sono tornato a New York sono andato diretto a fare recitazione, a scuola di recitazione. E ho fatto degli anni in questo, fare tecnica con loro, con Marsha Hoffrich in particolare. Senti, e in questo periodo hai fatto tante cose diverse, no? Io mi ricordo che una delle ultime volte che ci siamo incontrati, mi hai parlato di un grande amore per gli animali. C'è stato un periodo in cui tu facevi lo psicologo dei cani. Mi racconti questa cosa? Perché io sono rimasta affascinata quando mi hai raccontato questa esperienza, uno spaccato della tua vita. Quando ero a New York, infatti, come ti dicevo prima, anche non avevo i documenti per lavorare, perché io ho vissuto a New York illegale, non illegale, però no, non avevo... Certo, non avevi permesso per lavorare. E allora è capitato che io ho iniziato questo rapporto che alla fine è durato 10 anni, abbiamo preso 3 siberiani tra noi e ho sempre avuto questa passione per i lupi in generale, per la comunicazione con gli animali. Ed è piano piano della gente che mi portava i loro cani per aiutarli, perché avevano capito che io avevo questa... ero portato a comunicare con loro, a capire quali erano i problemi. E di solito il problema non è il cane, il problema sono i proprietari. Di solito no, sempre. Quindi poi bisogna parlare, e così iniziato questo, con loro? E ho iniziato questa piccola compagnia in cui aiutavo alla gente con il loro... i loro cani, e a volte anche i gatti, però più che altro i cani, che con cui mi sono più o meno mantenuto per tanti anni, perché ancora non avevo la green card. Ho usato questo perché la cameriere, se te entri in un ristorante sono io il cameriere, esci. Non sei portato? No, per niente. Senti, parliamo di questo grande cambiamento, cioè dietro un taglio di capelli, poi si dice solitamente per le donne, ma secondo me vale anche per gli uomini, c'è proprio la voglia e il desiderio di un cambiamento. Quando tu hai scelto, però tu in qualche modo quando hai scelto di tagliare questa chioma, tu l'ultima volta che sei venuto a fare un'apparizione, no? Per fare una sorpresa in un programma di Antonella, avevi ancora questi capelli ancora più lunghi di quando facesti Fantastico. Poi come hai scelto di dare questo taglio radicale? Nella stessa maniera che ho fatto la scelta di ritornare in Europa. Cioè, arriva un giorno in cui ti guardi intorno e vedi che quello che hai costruito tutta la tua vita ormai non serve più. E devi imparare a lasciare andare. Per ricevere nuovo devi lasciare andare
certe cose, anche nei rapporti, capito? A volte hai tutte queste persone intorno a te che ormai non... Per avere nuovi rapporti li devi un po'... Sì, sì, altrimenti rischi che, sì. Che ti lasciano... E i capelli, è stato molto drastico, perché mi sono... Ti avevo raccontato anche... Continuavo... Io l'ho fatto e mi ricordo che ho fatto i commenti con i capelli, avevo la canottiera, i muscoli... E poi l'ho guardato, ero da una casa mia a Bari, quando ho guardato la trasmissione, e l'ho guardato e ho fatto... E stavo guardando una persona che non ero io. Che non ero più io, avevo un costume a questo punto. Eri ancora rimasto attaccato, agganciato al personaggio che eri. Sì, e allora ho dovuto... avevo questo... Finché non sono tornato, a New York e basicamente un mese dopo ho chiamato il mio parrucchiere, poverino. Che ha lavorato una mezza giornata più o meno. Era incazzato, era spaventato. E infatti mi stava tagliando perché erano tanti, aveva una treccia. Erano tanti che non riuscivo a tagliarli fuori. E mi guardava con la testa giù e mi dice, stai bene, che stai piangendo? Ho fatto, no, tagliali! E alla fine... E queste sono le cose belle che mi piace fare. Quando dici addio a qualche cosa, devi dire addio. Ho preso la treccia, l'ho dato un bacio ed è andata a fare parrucche per bambini con cancro. A volte è così. Devi ringraziare, sì, sì. Non si può... Per tutto quello che ti ha dato. E questo nuovo manual che vuole fare da grande? Non lo so. Sono nella ricerca, mi piace ancora, non voglio lasciare la scena, non voglio lasciare lo spettacolo, non voglio lasciare, voglio fare arte, voglio aiutare gli artisti giovani, voglio aiutare gli artisti giovani a trovare la sua strada con dei consigli che avrei voluto qualcuno mi avesse fatto a me quando ero più giovane. Te hai fatto adesso amici. A proposito di questo, infatti, dimmi un po' cosa ne pensi dei talent? Cioè, ti piacerebbe avere proprio un ruolo e un rapporto così vicino a dei giovani che vogliono coltivare? Io ho degli artisti giovanissimi che mi chiamano molto spesso per chiedermi dei consigli. A Barcellona c'è un cantante d'opera che mi chiamano, un ragazzo giovanissimo, che costantemente mi dice, ma che cosa faccio? Quando sei giovane non vedi certe cose e io li faccio... Per me la cosa più importante per un artista giovane è trovare la sua voce, che può essere ispirata ma non copiata. La sua voce, il suo movimento. Cantante, artista di danza, artista di recitazione, perché non tutti facciamo... Anche come attori, i personaggi, possiamo fare lo stesso personaggio, però io lo vedo... Dal mio punto di vista, lo stesso personaggio può essere fatto in due maniere. Infatti io ho degli amici a New York che vogliono fare Broadway, ma poi il problema con i musical sono molto specifici con il personaggio. Vuoi che lo fai come è stato fatto nella regia? No, fallo alla tua maniera, leggilo alla tua maniera. Ah, però loro vogliono, non te ne frega se ti prendono. Devi rimanere nella testa del regista, degli scrittori, come un materiale nuovo. Gli devi dare delle idee tue. Non è che non devi seguire la regia, il regista. Magari non sarà questa l'occasione, ma ce ne sarà un'altra che invece è quella giusta. Infatti io c'ho avuto un episodio molto carino, alla fine non è uscito niente. Liza Minnelli, che l'avevo già conosciuta qua a New York. Sono andato a fare un'audizione... E lei è splendida. Meraviglioso, anch'io ho avuto il piacere di conoscere, Madonna. E io sono andato e stavo facendo due audizioni a New York in due piani. Una era per Superman, l'altra era per uno spettacolo che faceva lei al Radio City. E io non faccio il tip tap. Lo posso seguire, te lo sai. Sei ballerino, se lo fanno piano lo puoi seguire. Però sono arrivato quando già avevano insegnato tutto il pezzo e io ho fatto vabbè. Quando sei giovane non te ne frega, fai il ridicolo. E ha detto, cerco di seguire, mi metto dietro. Ci avevano messo in V, questa è la parte davanti, mi avevano messo a me qui, davanti. Quindi non potevi vedere nessuno. Non c'era neanche lo specchio. C'era Liza seduta proprio lì, davanti a me.
Ed io l'ho guardata e l'ho fatto, non ho idea di quello che faccio. L'ho fatto proprio così e lei ha riso. È impazzita. Ho fatto proprio il ridicolo. Sono uscito e stavo prendendo già le mie cose per uscire, perché ho detto qua mi hanno tagliato. E chiamano il mio nome per rimanere. Per quello ho detto non si sa mai. Ti fai sempre riconoscere. Senti Manuel, per finire, noi abbiamo vissuto un periodo bellissimo della nostra carriera, perché poi è stato l'inizio sia per te che per me, no? Un successo incredibile. Dei tanti momenti che noi abbiamo vissuto insieme, proprio il momento, l'episodio, l'aspetto che proprio più ti è rimasto nel cuore. Wow. Puoi dire quello che vuoi, non ti preoccupare. Oh, mi tengo. Ma ci conosciamo? Lo so che tu Scusa, non hai problemi. Ma ci conosciamo? Senti, un momento in particolare non penso di averlo. È stato un periodo in cui prima ringrazio tantissimo perché mi ha fatto capire chi sono io fino a un certo punto. Ho avuto il piacere, io a guardare indietro, a vedere, ho visto le foto di noi e tue in particolare, ti ricordi? Come no? L'incidente. E vedere, per me, vedere la tua crescita in tutti questi anni. E sentire le critiche su di te, a volte, delle persone che conosco, che io dico, voi non avete un'idea, questa ragazza ha lavorato, mi ricordo che io mi sedevo e te continuavi a provare, ho fatto ma siediti, e te continuavi, mi facevi, il peggio è che mi facevi alzare a me perché dovevi ballare con me. Beh, perché stavamo in due, cioè dovevamo ballare in due. Quindi. Però mi hai fatto capire che questa perseveranza, questa voglia, amore al tuo mestiere, a quello che stavi facendo, ti ha portato dove sei oggi. Non è stata fortuna, è un po' di fortuna anche. Forse c'è stata, però è stato, ti hanno dato l'opportunità, te sei stato un esempio che faccio vedere io. Questa ragazza viene da fare la ballerina di fila un giorno, con talento, però non eri, no, era bellissima. Avevi una presenza in scena molto bella, però è per me guardarti allora e riguardarti, perché per me c'è un periodo che non ti ho visto per niente, che ero a New York, e rivederti un'altra volta e vederti in televisione, vedere questo personaggio che è uscito da quella ragazzina che aveva cominciato con i capelli che c'era, una parrucca era. Anche ma la no, mia, andava così negli vogliamo, anni 80, se ne vogliamo dai, parlare delle parrucche. Avevo i capelli più corti dei tuoi. È vero. Però li avevo più belli io. Tu lo sai che ti voglio bene, vero? Anch'io, amore.